Dimo, qui continuano a lasciare i pacchi sul balcone. Memso, che bella stoffa, eh. Andiamo a vedere cui è. Quindi anche oggi siamo qua con Tio, che ci aiuterà nell'apertura di questo pacco enorme di Temu. Mi sa che a livello di volume siamo forse superiori all'altra volta. È probabile. Non lo so il numero di prodotti, però, perché in realtà abbiamo preso due chicchette un po' più voluminose sto giro, però... Ma prima di continuare con l'unboxing, un attimo per il nostro messaggio promozionale. Ciao ragazzi, il video del giorno è in collaborazione con Temu, marketplace online sul quale potete trovare letteralmente tutto, non solo accessori TCG, e che io e i miei amici utilizziamo abitualmente. Vi consiglio Temu non solo per i prezzi vantaggiosi, ma anche per spedizioni tracciate che arrivano veramente, cosa che non si può dire per tanti altri servizi similari, e in caso di ritardi rispetto alla data indicata riceverete dei buoni per futuri ordini. Una politica del riso che vi copre per 90 giorni, pagamenti sicuri e con moltissimi metodi accettati, spedizioni spesso customizzabili per risparmiare qualcosina ma con tempi di consegna leggermente più dilazionati se decidete di optare per la spedizione via terra. Potete ordinare su Temu direttamente sul sito oppure tramite l'app scaricabile da tutti gli store sui vostri device. Personalmente però consiglio l'utilizzo dell'app per avere accesso ad ancora più promozioni e campagne speciali. In questo momento e durante tutta la clip troverete editato il mio codice sconto che darà a tutti gli interessati un buono di 100 euro per gli acquisti sul sito. Per usufruire del buono vi basterà digitare DNQ2734 nella barra di ricerca in alto. In più, i nuovi utenti tramite l'app potranno ordinare il Garage Deckbox e i dadi che recensiremo fra poco, spoiler, solamente ad un euro, un prezzo davvero incredibile. In caso ve lo siate perso, vi consiglio di recuperare anche il video precedente sempre dedicato ad accessori per TCG. Questo è tutto e direi che possiamo passare alla ciccia del video ed unboxare e recensire i prodotti. Quindi ragazzi, possiamo cominciare con i primi due prodotti del video e sono anche i due prodotti in promo speciale ad un euro fino all'esaurimento scorte, quindi se li volete affrettatevi. Allora, il primo è il Garage Deckbox. Eccolo qua. La fattura è la classica qualitativamente a cui siamo simili, abituati. Ultimate Guard comunque, sì, sia esattamente. E questo, adesso non so se nell'inquadratura ci starà tutto, ragazzi. Sì, ci sta tranquillamente, bello grande. Il materiale dentro com'è? Ah, il materiale dentro è il classico veltrino. Si vede anche qui che gli lasci le ombre. Ah, mi pare paro a quello dei deck box che abbiamo. Per rispondere a un dubbio che tanti hanno quando comprano queste cose qua, diamo un'occhiata alle dimensioni, cioè cosa si può stare dentro. Un deck box piccolo. Non va. Che ci va in realtà? Un po' forzato. Secondo me se ne metti tre in fila non ci vanno. Un po' forzato, però ci può stare. Per contro, se lo mettete così, ci sta tranquillamente. Ci sta tranquillo. E chiaramente dritto così per dritto ci stanno tutte le carte che possono che interessare, sia Magic che Yugi. I deck book di Magic, se già ci va al pelo quello no, lì. No, i deck book di Magic non esiste che ci possano entrare. Cioè, ribadisco, così ci entra, però dopo qui vanno a spingere uno un po' contro l'altro e per così proprio non c'è stop. Sì, molto fatica, ecco. Quindi usateli per stoccare le carte. Io questo qui, ragazzi, questo qui l'ho preso principalmente per utilizzarlo per mentre le foil o le carte importanti di Magic o di Yugi sono nell'album, se voglio mettere in ordine un po' delle common, eccetera, tutte le carte da bulk da usare nei vari mazzi, le metti almeno in ordine, poi ti metti magari un fogliettino nel mezzo, un separé per indicare terre, creature, instant, eccetera, 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 almeno tutte le volte che devo montare un mazzo non devo andare a riaprire 28 deck box diversi. Comunque, prezzo ottimo, 21,98€, se lo dovete magnetizzato prendere sempre, chiaramente, quindi se lo dovete prendere da altre parti l'ho pagata almeno 10-15€ di più. E c'è scritto sul sito quando l'abbiamo preso che dovrebbero starci all'incirca tra 1500 e 1800 carte, sì, all'interno di questo. Chiaramente intendono come messe singole, sì, esatto. Adesso non ci metteremo a provare a mettere 1800 no, carte, decisamente, però ci fidiamo. Questo fino a esaurimento scorte col codice di Umba lo trovate a un euro, quindi ve lo sassano, esatto, e la coppa dall'app. Prossimo oggettino che ci hanno dato in sconto a un euro è una chicchetta che vi avevamo già anticipato nello scorso video, esatto, e quindi era doveroso ordinare. Cosa sarà questo pacchettino? Olè, olè, il set di dadi liquidi. Ah, che arrivano anche arrivano col simpatico anche con una borsa. Questo non c'era scritto però. Questo non c'era scritto, c'era la borsetta meglio in simile copelle, diciamo. Però
con l'occhietto anche questa, carina. Bisogna vedere quanto durerà senza frantumarsi. Cioè, fammela, mettere un attimino più vicina, perché sennò siamo lontani dall'azione. No, sono imbustati uno per uno. Allora, questi ce ne sono varie versioni, quindi ci sono anche vari colori, tipo rossi, mi ricordo. Ci sono vari colori diversi, vari oggettini dentro, e soprattutto anche senza un oggettino dentro, ma soltanto con i glitter, con cose del genere. Quindi vi dà di liquidi, vi potete sbizzarrire se vi piacciono queste cose. Questa particolare tipologia normalmente costa 10,49€, ma col codice lo pagate 1€. Allora, sono molto spigolosi però, L'unica cosa, cioè, non lo devi afferrare di prepotenza, sono perché sennò con questo, cioè, prendilo nelle mani anche te, questo te lo pianti in un dito. Abbastanza. Però c'è il suo perché, L'occhio gira, tra parentesi, spero che si riesca a vedere in camera che l'occhio gira. Aspetta, fai vedere il dado più importante di tutti, che generalmente è il D20. Anche il D4 ha il suo perché comunque, che è bello di forma diversa. Sì, sono sincero, in camera perde parecchio, In camera perde veramente, veramente parecchio. Però dal vivo meritano. Praticamente hanno una microcamera con del gel dentro e con l'occhio che ci galleggia dentro. Quindi ragazzi, questi sono i dadini. Anche questi li trovate a 1€ fino a esaurimento scorte. Sì, e ne sono rimasti anche relativamente pochi quando ho controllato, quindi mettiamoli nella loro simpatica... Li andiamo a riporre nella loro busta, che non sapevo neanche che sarebbe arrivata, però la apprezziamo. Ma questi finiranno nel sacchettone che ho preso la scorsa volta. Lì nella valigetta porta dadi dell'altra volta. Sì, da super goblin dei dadi. Prossimo articolo pescato a caso. Totalmente a caso. Cos'è, un poster dovrebbe essere questo? Vediamo. Uno scotch carta. Sì, è un poster di Yugo. Ah, ok. Questo è il... Ah, che arriva col tubettino di... Sì, per preservargli la sua esistenza. Un po' la sua conformazione. Però è telato, praticamente. Sì, è telato. Poi chiaramente gli puoi andare a mettere un quadrettino. Sì, dopo cosa. Ragazzi, basterà un attimino andare a distenderlo un attimo. In realtà questi sarebbe bene poi tipo metterli, ci sono quelle barrettine con i pesettini, sì, che gliela metti qua e qua in cima, in modo tale che poi una volta che sta appeso sta bello tinco. Qui abbiamo l'Ultimate Dragon pagato 3,49€, e di questo ce ne sono un'infinità, cioè con Obelis, con Ra, con Mago Nero, con qualunque cosa vi veramente vi può è un po' complicato trovare quello che volete col disegno che volete, sì, però con un po' di pazienza scappano fuori. Sono carini, però chiaramente gli dovete poi rimediare una cornicina o comunque un modo per appenderlo. Però dai, arriva anche confezionato bene. No, questi li ho presi se mai montiamo uno studio e bisogna mettere qualcosa dietro. C'hanno il loro perché, probabilmente, se ne rimedio degli altri. Pacchettino minuscolo, però dal peso specifico, dal peso importante, notevole. Hai preso le sleeve che dovrebbero essere sleeve di Yugi. Sono 100 sleeve di Yugi. Non ve le conto, ragazzi. No, a 6,49€. Bella però sta colorazione. Cosa sono? Simil Dragon sono. Sì. Verde scuro. Ok, stavo un attimo verificando che il colore fosse identico, semplicemente ce n'è una girata. Sì, in questo pacco qui dovrebbe essercene una girata. Andiamo a vedere chiaramente quante probabilità ci sono che becco il lato sbagliato. Sì, e invece sì. Sono soltanto girate, a posto. Beh, come prezzo sinceramente ci può stare, 7 euro comunque 100 non è male, se ne prendi un po' in bulk alla fine risparmi qualcosa. Sì, considerando che non sono qualità ultra pro, dovrebbero essere un po' superiore, sì, a quella. La via di mezzo fra quella e quella ancora... E le Dragon. Esatto. Quindi facciamo un attimo una prova per vedere se si imbustano bene le Yugi, ma la dimensione dovrebbe essere quella, ragazzi. E tanto per essere sicuri. Abbiamo un torrential. È un po' grandina in realtà. Ci abbiamo provato. Purtroppo il discorso delle dimensioni è veramente difficile da... Ti devi fidare di da capire su... che cos'è. Vuoi che prova a prendere la Magic? Fammi vedere quanto è grande. Perché secondo me la Magic ci va al pelo lì. Vediamo. Proviamo con una Magic. Per me la Magic non ci va. No. E infatti. Non entra.
No, allora sono un pelino... Allora, secondo me queste, se metti le Yugi nella normale, queste da sopra da coprire. Sì, o se no una Perfect e poi quella. Oppure Perfect più queste, in però quel caso in non dovrebbero ballarsi. Però sembrerebbe che vanno bene, sono soltanto un pelino più larghe. Allora, la carta se la shakeri non ci balla dentro, eh? Sta ferma. Però c'ha quel minimo di gap, il gap da tracing ottimale. Sì, esatto. Secondo me sono da usare, secondo me, con le Perfect. Mm. Perché con le Perfect gli dai quello spessorino in più e allora sei a posto. Però sono belle ruvidine sul retro. Stavolta, ragazzi, ho provato di prendere un po' di cose di Yugi perché praticamente lo scorso episodio è stato 80% Magic. Prossimo oggetto. Un Binder. Sì. Allora, c'è una selezione, ragazzi. Vabbè, questo di... è universale per tutti i TCG, certo. Quindi. Potete prendere una quantità di binder su Teemo fuori di testa. Quindi ci sono bicolorati, con la cerniera, senza la cerniera. Addirittura hanno quelli da 4. Sì. Da 4 e non solo da 3. Allora, questo è binder con la fascia, non con la cerniera. Quelli però a foglio nero, simile sì. Anche questo, Ultimate Guard, sì, esatto. Eccetera. È comunque sia ricamato di quelli duri, non è quelli plasticone che li fletti e basta. Logato qualità, comunque. Lavori di qualità. Le finiture non mi sembra che abbiano dei particolari fili che vadano a... a sbordare fuori. Dentro comunque sempre rifinito bene. Il solito classico binder, quanti sono? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 fogli, quindi 160 carte. Una roba del genere, roba sì. Del genere. Questo l'abbiamo pagato 19,99. Sì, però... tanto sono 18 e 18, sì, quindi sì. Sono 360. Se volete qualche cosa, diciamo, di superiore, quelli che sono a 4 vanno dai 30 in su, mi sembra. Che visto. Comunque normalmente li trovi sui cinquantelli in fumetteria o così. E se volete quelli con la cerniera, mi sembra che se ne parli di 5-6 euro in più rispetto al prezzo che abbiamo pagato noi questo, quindi... Noi siamo andati, diciamo, su una cosa... Una via di mezzo anche per prendere un po' più cose, però io non sono un grandissimo fan degli album con la fascetta, perché se sono troppo gonfi rischi che ti vadano a schiacciare, o eventualmente se sono troppo gonfi li tieni senza fascia. Beh, io ti dico, ho sempre usato questi qua con l'elastico, però io non li ho mai avuti. E i miei sono veramente, veramente... I tuoi sono veramente pieni. I tuoi sono veramente pieni. Ci può stare. Un altro pacco di sleeve, queste sono 200 e dovrebbero essere delle Perfect. 200. Inner tecnicamente dovrebbero essere per le Yugi. Ritira fuori il torrenziale lì. Vediamo. Ho abbastanza paura adesso. Purtroppo, ragazzi, le sleeve è l'unica cosa sulla quale capire cosa state comprando. Le NTG non sbagli mai. Le NTG non sbagli no, mai. Sulle Magic no. Però. Però su quelle di Yugi si fa un po' fatica. Vabbè, bello ciotto, bello ciotto. No, ma infatti ho visto 200 subito, mi sono buttato a pesce. Cioè, ragazzi, io con le inner sleeve faccio tutto. Le uso per le proxy, le uso nei raccoglitori, sono la mia vita, le inner. Chiaramente sono sembra, ultra. Così a vista sembrerebbe che ci siamo. Vediamo. Oddio. Anche questa c'ha quel micron di gap. Cioè la carta un pelino... Si muove ed è un pelo lunga, forse. Facciamo però... l'esperimento di mettere quella dentro questa. Sì. Vediamo se riusciamo a fare il full set che si completa. Sì. A posto. Il full set si completa. E invece così non balla per niente. Così va perfetta. Ok. Quindi, è da double sleevare. Abbiamo dai. Scoperto come risolvere il problema. Queste le abbiamo pagate, se siete curiosi, 7,49. Però sono 200, sono 200 ragazzi. Sono 200. Adesso rinfilarla questa sarà... Lo scopo della mia vita. Cos'è? Spilletta, ciondolino? No, questo è un portachiavi. Questo è un portachiavi acrilico di Yugi. E il portachiavi acrilico di Yugi lo abbiamo pagato 1,69€. Direi che non è la rovina di nessuno. Questo fammelo vedere un po' zoomato perché siamo a un chilometro, se no. Sia con classico moschetto che con la classica spiralina da poterlo appendere dove vi pare. Molto molto carino, piccolino. Però per quello che costa sinceramente è un gadget simpatico. Fra parentesi, sul sito non c'è soltanto Yugi, c'era Kaiba. Allora c'era Kaiba Jaden, sicuro, poi mi sembrava di aver visto anche proprio il drago bianco, sì. Eventualmente il mago nero. Jaden Yusei, non, mi sembrava di aver visto anche Cecatros, ma non voglio dire... Non mi ricordo neanche io, però comunque se avete atomica. Un attimo di pazienza li trovate tranquillamente. Mi sa che sono o nello stesso annuncio
o in un'inserzione simile se cercate letteralmente portachiavi Yugi, quindi sì, esatto. Non vi sbagliate. Un altro pacchetto di sleeve, questa volta con artwork particolare, foil sopra. Esatto, facciamo vedere bene che sono foil serie, ma foil serie serie. Purtroppo il flash le sta uccidendo, però... Aspetta, magari prova a cavarle, magari va via un po' il glare. Sì, si vedono un po' meglio, c'hai ragione te. Cioè, io ho sempre ragione. È chiaro. Chiaramente sono, secondo me, da doppia sleeve. Sì, sono da doppia sleeve. Però... Hanno esattamente quel gap che hanno le altre. Sì, quindi la mold è sempre quella, sostanzialmente. Però sono molto molto carine. Se dovete comprare questa roba qui, import dal Giappone, la pagate una fucilata. Queste ce la caviamo con 13,49€. Queste, ragazzi, se vi piace l'idea di comprare le sleeve foil da Temu, non c'è solo questa su Temu, ce ne sono un'infinità. Ne ho vista una con Apolla, ragazza Maganera. Anche lì è questione di pazienza, sì, di cercarle. Credo che ne ho trovate almeno 15 o 16. Ho preso quelle che costavano meno per vedere che cosa ci arrivava. E sinceramente come qualità sono soddisfatto, quindi ve le consiglio. Sì, un altro posterino. Sì, questo è un altro posterino. Dovrebbe essere questo il posterino delle divinità. E infatti è il posterino delle divinità. È lui. Anche questo, ragazzi, chiaramente una volta che vi arriva dovete dargli un po' di fargli perdere un po' la memoria dell'arrotolamento. Sì, il materiale è lo stesso di quello di prima. Sì, gli dovete soltanto trovare o una cornicina oppure quei robetti che sono lunghi e si appendono, dai. Ma dai, ci sono anche quelle astine di alluminio. Esatto, due astine per tenerlo da infilarcelo e siete a posto. Però sono molto molto carini. Sono sincero, però mi è piaciuto più l'altro. Questo ha un po' i colori spenti. Sì, dalla foto sembrava un po' più acceso. Più gagliardo. L'altro era come nella foto. Sì, anche questo l'abbiamo pagato 3,49 come l'altro. Ok. Passiamo a un altro dei pezzi forti del video. Secondo me i due pezzi forti principali sono il comunque garage per le carte che abbiamo visto prima e questo qua. Questo è un acquisto che invece ha voluto a tutti i costi Umba. Comunque ricordiamo, ragazzi, avete visto, tutto arriva comunque singolarmente impacchettato, non è che è buttato. Esatto, quindi come una palla. Che vi si sminchi qualcosa. Valigettina incredibile con dentro la bellezza di 12 deck box. Abbiamo la tracollina per portarla a tracolla. I deck box sono clear, ma va benissimo perché almeno sai cosa vai a capare quando ti dici qualcosa. Per la selection dei vari mazzi. Qualitativamente mi aspettavo di peggio, invece è plastica dura, è anche plastica buona. È anche plastica molto dura. Aprire, okay. Si apre. E fin lì. E fin lì va tutto bene. Diamo un attimo un'occhiata se riusciamo a metterci dentro un mazzo retro format, perché il mio piano con questa valigettina, ragazzi, era dedicarla. Una valigetta o per GOT o per Domain. Però i deck box sono un pelo troppo piccoli per Domain, per GOT però... Perché sono 60, vero, i Domain? Eh sì, per GOT più l'extra, non GOT... credo che dovremmo avere problemi. No, già ad occhio ti dico che per GOT non ci sono problemi. No, vabbè, ci sta tranquillamente anche il side. Un mazzo GOT, il suo extra è un side. Oppure ci sta anche solo il Domain, forse senza extra. È bellina, però poi secondo me una volta piena peserà un accidente mezzo, una volta piena. Molto però... probabile. Domain te lo dico già guardandolo che... Perché quello è anche con l'extra, però senza l'extra, per far... magari uno si mette in uno, si mette gli extra di tre mazzi, magari, faccio per dire. A parte che questo è tutto doppio slivato. Sì, è tutto doppio slivato. Quindi... Animale. No, ad occhio non ci stiamo. Forza, è tutto doppio slivato, invece ci va molto molto... A filo. Però ci va, è chiaro che se non è doppio slivato, eccetera e tutto, ok. Per il retroformat invece va benissimo. Sì. Infatti questa valigettina me la porterò presso sicuramente per GOT o forse per Edison, potrebbe succedere, non lo so. No, non a casa mia. Però ragazzi, un bel prodotto, quindi me l'aspettavo così, è arrivato anche meglio di quanto pensassi, perché sì. Comunque le finiture ci sono, i deck box sono solidi. Io pensavo che fossero di plastichina. Io pensavo fosse tipo carta velina quasi, però quindi, invece molto più resistenti di quello che pensavo. Questa valigetta è costata 31,79€, ma c'erano degli annunci dove la trovavate a 21, a 24. Io l'ho potuto ordinare solo a questo prezzo qua. Però se avete pazienza di cercare o comunque si deve aspettare una promo, a 20€ secondo me borsa più 12 deck box
a 20-25 euro è un buon prezzo. Che ha sia il ti porto a spasso Michelino che la tracolla proprio da persona professional, molto fashion, voilà. E devo ammettere che comunque con le borse non ne sbagliano mai una, eh. Queste sono veramente veramente belle. Ne volevo prendere anche buone. Un'altra, ma forse la vedrete in un prossimo video. Prossimo! Una spilletta sto giro. Spilla sempre tema Yugi. Ma questa gliela tiri in fronte a uno. È bella potente, vero? Infatti ha il doppio... Ah, è proprio gommatino. Però. Certo, eh. È protetto bene, Dio giustamente. Santo. Devi anche far fatica per sbustarlo. Vabbè, almeno non la perdi una volta che l'hai messa. E questa ci avviciniamo un attimo. Spilletta del Blue Eyes. Molto molto carina. C'è così, c'è Kuribo, Mago Nero e... Drago Nero qui sono sicuro di averlo visto. No, Drago Nero no? Ho visto un'altra cosa. Drago Nero c'era una targa metallica che dovevo prendere, okay. Ma non ho fatto in tempo. Qua mi sarebbe piaciuto provare di vedere come fanno le stampe sul metallo, però magari capiterà. Questo è costato come il portachiavi 1,69€. Buono, questo chiude il discorso TCG e adesso andiamo su un qualcosa che interesserà probabilmente 5 persone nel mondo. Volevo prendere qualcosa con quello che era rimasto e l'ho fatto. Ok. Quindi, abbiamo... Cos'è una memory card? Allora, questo prodotto qua, ragazzi, questo prodotto qua è la vita. La vita per la PlayStation Vita, che simpaticona, questa cosa vi serve, perché le memory originali della PlayStation Vita costavano una fucilata. Io mi ricordo che la mia a 32-64 giga, per farmela arrivare dal Giappone, l'ho pagata tipo 60 euro. Con questo invece mettete sta robina qua, vi comprate un SD stupido al negozio di fotografia o su internet, o anche su Temu, perché le hanno anche su Temu, a 12 euro, tipo, costa una memoria da 250 e passa. La infilate dentro e avete 250 di memoria invece che 30 o 64. Quindi e questa l'hai pagata? Questa l'ho pagata 3,99, che è il nulla cosmico per quello che fa. Poi, altro oggetto che vi facciamo vedere molto rapidamente sono dei gommini per andare a coprire i tasti della vostra console del caso. Io l'ho preso per la PlayStation Vita, però voi li potete prendere per quello che vi pare. Cioè, per Xbox, per la PlayStation, 3 secondi cercate. Questa sezione è carina e simpatica solo per una ragione. Che tutte queste piattaforme tipo Temu sono fantastiche se vi piace il retro gaming, perché pezzi di ricambio per roba vecchia non li trovate mai da nessuna parte. Quindi qua ho visto che ci sono i pezzi per i Game Boy SP, per le PlayStation Vita, le PlayStation ancora più vecchie, quindi cercate e trovate. Arriviamo all'ultimo pezzo, questo io non so neanche che cosa sia, la Zumba. Allora, la storia di questo oggetto è molto semplice, mi mancava un euro e quindi l'ho messo dentro il carrello e qualcuno si chiederà che cos'è. È la stessa cosa che mi cos'è sto chiedendo io. Praticamente l'altro giorno, ragazzi, stavo dormendo ed erano le 5 di mattina e sento un suono tremendo e il mio gatto mi ha portato una falena di 18 cm allorché l'ho intrappolata dentro la finestra. La mia finestra è vecchia, la zanzariera si apre solo con i cacciaviti. Ok. E è uno scotch per saldare le zanzariere. Mi è scappato un cacciavite e ho fatto un trancio nella zanzariera di 6 metri. Quindi questo è uno scotch per chiudere le zanzariere. Perché qua questo oggetto, solo per dimostrarvi che potete comprare un sacco di roba. Non ci sono solo accessori TCG, roba per l'elettronica, ma c'è di tutto qua. Okay. Cosa divertente, lo dovete prendere su un qualunque altro marketplace. Sto coso non costa un euro, ma costa 11 euro. Quanti metri saranno? Ma vabbè, non ti servono chilometri. Ah beh, no, beh, certo. Una zanzariera ti bastano 5 centimetri per ripararla. Sì, sì, ecco. Sì. Quindi ragazzi, questo è tutto per il video del giorno. Io vi ringrazio per essere passati a dare un'occhiata. Ci siamo divertiti, speriamo che ci sia modo di fare un parte 3 in qualche modo e maniera. E utilizzate il codice sconto e fateci sapere se la vostra esperienza è stata buona oppure no, perché ho visto anche che la scorsa volta in tanti mi hanno ringraziato, mi hanno mandato su Discord le foto di cosa avete comprato, quindi sono curioso, in caso mandatemi un messaggio. Un saluto, alla prossima, ciao ciao! Ciao a tutti!